Eccoci qua, ragazzi. I nostri social ci dicono it's show time e di conseguenza siamo in show time, quindi siamo in diretta anche oggi venerdì 22 gennaio 2021, quindi 22/1/2021, quindi una data abbastanza particolare, una data storica per noi di Tennis Winner Game, appunto perché all'interno di questa giornata, esattamente questa sera, presenterò in diretta esclusiva il webinar Il Codice Tiziano, quindi il webinar più straordinario di sempre che io abbia mai fatto, che il mio team abbia mai organizzato per riuscire a migliorare rapidamente il tennis di centinaia e centinaia di appassionati. Quindi sveleremo e ti svelerò personalmente alle ore 21 di questa sera il primo metodo di allenamento basato su studi settoriali e mielinici per migliorare rapidamente la tua classifica, migliorare la tecnica dei tuoi colpi e salire assolutamente di livello. Ciao, Shalom, buongiorno, buongiorno, benvenuta su YouTube, quindi primo collegamento, un abbraccione, intanto aspettiamo che qualcheduno si colleghi in diretta, ragazzi, per preparare questo webinar. Sono stato davvero giorno e notte per strutturarlo, per studiarlo, e ho acceso il computer alle 9 della mattina e lo spegnevo alle 3 di notte. Non ieri sera mi sono riposato perché volevo essere carico per la giornata di oggi, però è stata veramente una settimana molto intensa all'interno della quale non solo mi sono curato di fare un webinar assolutamente nuovo, innovativo, che nessuno ancora ha mai visto. Lo presenterò oggi. Tutte queste cose che sentirete le presenterò oggi per la prima volta questa sera in sala. Ma non solo, ho lavorato tantissimo per la sorpresa che riserverò solamente ai primi 20 appassionati più veloci che riusciranno ad accedervi. Ovviamente svelerò questa sorpresa al termine della webinar di questa sera. Quindi, ragazzi, se non vi siete ancora iscritti, il codice Tiziano questa sera ore 21. Buongiorno Darling, buongiorno, velocissimi, quindi sia su YouTube sia su Twitch. Intanto aspettiamo, ragazzi, qualcheduno in collegamento perché vedo che si sono collegati, ma ragazzi, buongiorno, da dove venite, da dove ci scrivete, ok? E se state riuscendo a giocare a tennis e soprattutto questi primi 5 minuti, come sapete, li passiamo per sapere anche da voi se state mettendo in pratica qualcosina di ciò che avete visto nelle dirette passate, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi Renzo, buongiorno Renzo, dalla Transilvania, com'è lì il tempo? È abbastanza freddino? Come si sta? Qui oggi è una giornata calda, infatti mi vedete in maniche corte, perché rispetto agli altri giorni è una giornata abbastanza calda. Vedo che stiamo salendo di numero oggi, ragazzi, un argomento davvero interessante, quindi vi consiglio di rimanere in diretta. Sto usando questa diretta anche un po' per scaldarmi per la webinar di questa sera, lo ammetto, ma ovviamente non perderò l'occasione per darvi dei consigli utilissimi per migliorare il vostro tennis. Quindi benvenuti, benvenuti a tutti. Aspettiamo ovviamente prima di iniziare che ci sia qualcheduno che si presenta in sala, quindi Shalom si è presentata, Darwin si è presentata, Renzo si è presentato, chi altro è qui ed è pronto in questa sala per questa nuova diretta multi-channel, multi-streaming, per vedere. Oggi vi presenterò le differenze nel tennis moderno, quindi la differenza della tecnica, quindi come si è evoluta la tecnica del gioco moderno, partendo chiaramente da una tecnica standard base di 20, 30, 40 anni fa. Andremo a vedere per i vari colpi del tennis i principali: dritto, servizio e rovescio. Ho fatto il contrario: dritto, rovescio e servizio, ok, così è meglio. Andiamo a vedere quali sono, diciamo, gli elementi tecnici che sono e differenzianti, elementi differenzianti sia per quanto riguarda la tecnica degli anni magari 60, 70, anni Panatta, tanto per dire, e la differenza con un tennis evoluto di Roger Federer, di Rafa Nadal, eccetera, eccetera, eccetera. Ciao Andrea. Andrea dice buongiorno dall'isola di Sant'Antioco, spero di averlo detto bene, Antioco o Antioco, non so, mi correggerai tu. Sardegna, bellissimo, ottimo, grande Andrea, salutone, un abbraccione a
a tutti gli appassionati della Sardegna. Renzo dice meno 15 e meno 18 i giorni scorsi, non si gioca sull'Atletica. Caspita, fa freddo in Transilvania, ammazzate. Dante dice buongiorno grande, buongiorno anche a te Dante, benvenuto in questa diretta. Ok, vedo che iniziamo ad essere carichi. Entriamo nel vivo, ragazzi, di questa diretta, appunto perché oggi ho una sorpresa per voi. Quindi non ho solamente questa racchetta, ma per fare questa presentazione mi avvalgo anche di quest'altra racchetta. La riconoscete? Ve la metto qua vicino. Ok, questa è una racchetta, si chiama Magnet, laminata. Non mi dite, non ho idea, forse era di mia madre o di mio zio, non lo so. Comunque sia, chi di voi praticamente ha dentro alla propria casa una racchetta da tennis in legno? Io, per esempio, non giocavo a tennis, i miei genitori non giocavano a tennis, devo dire la verità, però questa racchetta, insieme ad altre due o tre là in alto, ce le avevamo, perché tutti negli anni 60, negli anni 70 e anche 80, eccetera, giocavano a tennis, perché c'è stata l'esplosione di Borg, poi si è vinta la Coppa Davis con Panatta, Barazzutti, eccetera, eccetera, e di conseguenza parecchi giocatori, tantissimi adolescenti provavano a giocare a tennis, anche se chiaramente poi non era il loro sport che seguivano. Okay? Quindi io ho dentro casa queste racchette in legno. Allora, Sergio dice buongiorno, buongiorno Sergio, buongiorno anche a te, benvenuto. Renzo dice io ne ho due, chi è che ha queste racchette in legno a casa? Renzo, due, ho una VIP Panatta, dice Dante, perfetto. Edoardo è arrivato, c'è Edoardo, un abbraccione anche a te. Stavamo introducendo l'argomento di oggi, Edoardo, quindi la differenza tra un tennis con racchette di legno e un tennis con racchette in fibra di carbonio e grafite come quelle dei giorni nostri. Io ho questa racchetta a casa, ne ho altre due, mi pare una di mia zia e una di mia madre. Questo qua è ancora budello, guardate come si incordavano, cioè le corde sono completamente storte, non si capisce con cosa siano tenute, sinceramente, le ultime due in fondo. Una volta addirittura si tiravano a mano, perché il budello si tirava a mano, ma questa incordatura è veramente morbida, sarà 1-2, le dita affondano, è come mettere su gli spaghetti. Ciao Tiziano, ciao Antonio, un abbraccione, ciao Edoardo. Ah, Edoardo dice Dunlop Snowert Maxima, ottimo, anche la Maxima, è vero, era una racchetta. Innanzitutto abbiamo capito che tantissimo, questa è una Magnet, non so che marca sia, sinceramente, lo ammetto, sono praticamente fuori contesto, però devo ammettere che alla sensazione è una sensazione completamente differente giocare con una racchetta del genere, giocare con una racchetta dei giorni nostri. Chiaramente Borg è stato un precursore, perché colui che riusciva a giocare con le racchette, diciamo, vecchie, vecchio stampo, ma giocando rovescio a due mani, dando topspin alla pallina, quindi giocando meno in back, eccetera, eccetera, è stato un precursore. C'è da dire anche che le incordature erano differenti, si giocava con un budello naturale, come questo, la corda tratteneva di più la pallina, erano tirate un po' meno, eccetera, eccetera. Comunque la racchetta indubbiamente fa la differenza, l'attrezzo fa la differenza, perché tra una cosa del genere e una cosa del genere, innanzitutto ne guadagniamo in pesantezza, quindi in scioltezza, in scioltezza del movimento, ma non solo. Queste racchette non permettono chiaramente, con un oversize così piccolo, di dare un topspin performante alla pallina. Borg ci riusciva, non so come faceva, però chiaramente quando si è cambiati i materiali siamo passati poi ad avere un'accelerazione in topspin molto più marcata e evidente. Prima con questa racchetta si giocavano colpi più piatti, più lineari. Adesso andremo a vedere chiaramente la tecnica. Renzo ha una Maxima. Grazie mille per la partecipazione. Andrea ha una Donnai di Bjorn Borg, grandissimo, grandissimo Andrea. Alberto dice, ciao, c'erano anche le racchette di metallo. Sì, esattamente, si giocava con racchette di metallo e racchette di legno. Io adesso nel cambio, io adesso non ne sono espertissimo, sicuramente sarete molto più esperti voi, però ecco, una racchetta di legno, posso essere esperto io dal punto di vista biomeccanico, tecnico e biomeccanico, vi posso un po' raccontare a livello di leve biomeccaniche che cosa succede e come si interviene nei colpi principali del power tennis moderno, quindi dritto,
rovescio e servizio. Okay? Infatti siamo qua per parlare appunto di questo. Francesco dice, ciao Tiziano, io ho una racchetta di Pancho Gonzalez, era la mia prima. Wow, fantastica Francesco, un abbraccione, benvenuto. Come si chiama? Modello della racchetta? Così sono interessato a saperlo, anche perché modelli come la Babolat, per esempio, la Babolat, che sono usciti ultimamente, okay, negli anni 90, eccetera, e hanno soppiantato poi i modelli di racchette di legno, perché come vediamo tutte quelle che voi mi state scrivendo, chiaramente, che cosa succede? Questi modelli qua non ci sono più, cioè la Maxima non esiste più, la Dunlop sì, ma scricchiola, la Donnay non esiste più come racchetta da tennis, e insomma tante racchette, la Magnet io non me la ricordavo, cioè l'ho presa da qui dall'alto dalla dispensa e ho letto adesso che è Magnet, non so se voi la conoscete questa marca, ma io non la conosco assolutamente, e cioè non la conoscevo assolutamente pur avendo la racchetta dentro casa, e comunque molte di queste marche non fanno più racchette da tennis, quindi probabilmente un motivo ci sarà, diciamo. Ciao Alessandra, un abbraccione, ciao Tizi e Play Tennis with Passion, grande Alessandra, poi ne parliamo anche del percorso Tecno Training, vorrei sapere come ti stai trovando, e ho visto che eri in sala mercoledì, poi martedì, scusa, poi non sono riuscito ad accedere alle 9:30 puntuale, alle 9 puntuale, sono entrato in sala un quarto d'ora, 20 minuti dopo, però se sei la prossima settimana, mercoledì prossimo, magari mi collego puntuale, magari parleremo anche un po' insieme del nostro tennis. Ciao Matteo, un abbraccione. Edoardo, metallo Jimbo Connors, ostia, quella di Jimbo è stata incredibile. Non ho racchette di metallo in casa, io ho differente il passaggio tra questa e la racchetta. Minuti, però voi forse mi state sentendo, sì, penso di sì, ci siete. Alessandra ci dice bellissimo, Tecno Training, nel senso, fantastico, un percorso da consigliare a tutti, grazie mille Alessandra, sono davvero contento, poi abbiamo possibilità poi di parlare nella Q&A call per tutti gli appassionati che sono già all'interno del percorso, all'interno della Tennis Junior Game Academy, quindi di fare un percorso proprio strutturato e su misura, grazie mille per il tuo feed, sono contentissimo. Daniele, è come dire io non riesco a diventare medico, cioè nel senso lì si apre poi una biblioteca, ok, di informazioni, e Daniele, una delle informazioni più importanti che ti posso dare se hai un approccio così aspecifico, quindi non specifico al tennis, ti consiglio di entrare nel webinar di stasera, il codice Tiziano. Perché? Perché ti spiegherò il primo metodo di allenamento settoriale, quindi ti spiegherò passo passo e settorialmente come riuscire poi a incollare sul tuo tennis un metodo di allenamento specifico per appassionati che ti farà migliorare il rovescio, ok? Però ti spiegherò come farlo, perché dire migliorare il rovescio o non riesco a tirare, a capire come tirare il rovescio è come dire tieni, vado dal meccanico, aggiustami la macchina, è la stessa cosa. Ovviamente il meccanico aggiusta delle parti anche che non dovrebbe aggiustare, quindi è bene che ogni appassionato sia competente, inizi a capire come muovere i propri muscoli, il proprio corpo, quali sono le sezioni interessate nel movimento, e non si migliora senza entrare nello specifico delle competenze. Purtroppo, per fortuna, se siamo appassionati veri di questo sport, un po' di teoria la dobbiamo studiare, e la teoria, la fortuna è che si può apprendere anche e soprattutto da casa tramite queste competenze online che vi sto fornendo e che una volta non c'erano. Quindi ti consiglio come primo passo quello di entrare nel webinar di stasera, ok? Matteo dice, io ho una Maxima Diana, si è tutta deformata. Questa no invece, guarda Matt, questa è intatta. Non mi dire perché, ne ho un'altra lassù che sto vedendo che ha quegli specie di torchi che servono per stringere la racchetta, no? Perché ovviamente si deformano. Ma questa l'ho lasciata in questo modo e non si è deformata. Forse le corde sono talmente poco tirate che non si deforma. La marca è della Spalding, dice Francesco, non la conosco. Ok, quindi come vedete tante marche, tipo anche la Spalding, non fa più racchette da tennis. Ci sarà un perché. Gianni dice, ciao Tiziano, il mio primo contratto maestro delle racchette è stato con le Tiger. Ok, Tiger, pensa anche le Tiger
adesso non le fanno più, ok? Quindi non sono più racchette da tennis, forse faranno qualcos'altro, forse saranno solo marche da tennis, sono fallite. È buona come marca la Principe racchetta? Non ne ho idea, Daniele, non l'ho mai utilizzata. Poi, cioè, ho questa racchetta in mano, sto parlando di racchette vecchie perché che voglio presentare l'argomento tecnico, ok? Però io non sono un esperto di racchette, magari ci sono tanti rivenditori che sono molto più esperti. Noi qua ci occupiamo di tecnica e di miglioramento, quindi tutto quello che possiamo fare noi per riuscire poi chiaramente a migliorare il nostro tennis. Io non sono per la focalizzazione della racchetta, infatti come vedete ci parlo pochissimo di racchette, molti mi contattano per vendere racchette, io dico sempre di no perché chiaramente l'attrezzo non fa la differenza fino a un certo punto, ma fa la differenza le nostre competenze e quello che noi possiamo mettere in pratica. È facile dire io ho la bacchetta magica, la racchetta più figa del mio avversario, ma se poi sono scarso tecnicamente non riesco chiaramente a giocare. Quindi io non mi occupo di racchette, ma mi occupo di miglioramento tennistico, quello che possiamo fare noi. Ciao Tiziano, secondo te se le racchette fossero ancora di legno, l'evoluzione tecnica sarebbe quella attuale? Bella Claudio come domanda, bellissima, mi piace molto. Penso che se le racchette fossero rimaste come questa qui di legno, l'evoluzione della tecnica ci sarebbe comunque stata, perché come Borg ha dimostrato, il rovescio a due mani chiaramente è stato inventato da lui anche con queste racchette. Poi Jimbo Connors, racchette di metallo, eccetera. Quindi lo sviluppo della racchetta permette semplicemente di aumentare le prestazioni, le velocità di palla e la spettacolarità anche del, come dire, anche di questo sport, però non è la cosa fondamentale, perché io penso che anche con le racchette di legno i giocatori ad oggi avrebbero trovato degli adattamenti per giocare esattamente come oggi, quindi topspin, rotazioni esasperate, eccetera. Ovviamente la palla non sarebbe girata a 4.000 rivoluzioni per minuto come fa Nadal con la sua Aero Pro Drive, ma girerebbe molto meno, ok? Però sicuramente l'introduzione del topspin, anche se si rimaneva con queste racchette, sarebbe stata introdotta. Il problema è che se tu poi metti a disposizione in commercio queste racchette qua, il passaggio è obbligato, perché se questa mi genera un 2000 RPM per minuto e questa me ne genera 4000, io devo prendere questa per dar più fastidio all'avversario, ok? Quindi questo è fondamentale da sapere. Comunque, grazie mille Claudio per la domanda, interessantissima. Edoardo dice: provato servizio braccio ore 12, testa sinistra oltre la spalla, funziona, ma si devono sincronizzare bene i movimenti, ripetere tantissime volte. E questo, Edoardo, grazie mille per il fatto che tu l'abbia detto. Questa è una delle prerequisiti del nostro metodo di allenamento, che è Tennis Winner Game, nel senso che possiamo sapere come farlo, ma poi solamente i più motivati continuano a perseverare. Noi all'interno della nostra piattaforma multimediale abbiamo tantissimi appassionati che vanno a rivedere centinaia di volte i video e ripetono centinaia di volte il movimento, perché io non ho detto che cambiare è facile. Io dico che cambiare è difficile, però è sempre meglio cambiare per migliorare anziché rimanere nel punto, nello stesso punto nel quale siamo ora e cercare di conservare il nostro tennis senza progredire. Questo vale non solo nel tennis, ma anche nella vita di tutti i giorni. Ok? Quindi fondamentale la ripetizione, chiaramente. Grazie mille, Edoardo. Matteo dice: la racchetta si è deformata perché era buttata in giardino molto tempo, fino a quando non l'ho messa in casa. Beh, direi che hai fatto bene, Matteo. Perché hai smesso di fare video? Dice Perrone 2007. Ho smesso di fare video. Innanzitutto, non è che ho smesso di fare video, perché fare queste dirette giornalmente chiaramente occupa molto più tempo che fare un video. Cioè, io fare un video ci metto 10 minuti, no? Adesso con le abilità che ho a livello di dialogo. Mentre a fare una diretta come questa mi impiega un'ora, perché sono un'ora in diretta con voi. Quindi non è che ho smesso di fare video, ho semplicemente cambiato modo di comunicare. Chiaramente qualche altro video lo farò, però diciamo schiettamente come la sta, non ho intenzione di fare video gratuiti, perché quello che ho fatto, diciamo, non ho bisogno di dimostrare più niente a nessuno. Penso che si sia capito, il mio intento, la mia mission. Nel 2017 abbiamo iniziato a fare più di 180 video gratuiti, parecchi dei quali poi abbiamo cancellato, e dal 2017 si è sviluppato poi un percorso di piattaforma digitale all'interno del quale io e il mio team seguiamo personalmente gli appassionati. Quindi è una cosa molto più motivante per me, ma è una cosa anche molto più motivante per loro.
ok? Quindi chiaramente mi servirà fare altri video per sponsorizzarmi, pubblicizzarmi per la gente che non mi conosce ancora, quindi giusto così, ma non li farò così tanto di frequente perché abbiamo un percorso multimediale che ci consente di seguire gli appassionati passo passo, e quindi sono più motivato io, sono più motivati loro, quindi chi vuole fare il passo sa dove trovarmi, chi non vuole fare il passo e continuerà a seguirmi qui e magari avere risultati alterni. Daniele, c'è più che altro per il rovescio, non riesco, a me sembra di farlo bene, poi il mio maestro mi dice che ho le braccia troppo rigide e che al posto di spingerla raccolgo la pallina. Questo Daniele è da vedere, come dicevo prima con R. Perrone, ho detto Roberto, ma non lo so, è un percorso da fare, bisogna andare a vedere poi perché non riesci a giocare il tuo rovescio fatto bene, no? Cioè video analisi, percorso formativo, io ti consiglio il percorso multimediale Tecno Training, Alessandra è qui presente, è appena entrata la settimana scorsa e ha appena detto che si sta trovando benissimo e lo consiglia a tutti. Questo è il passo da fare, cioè per migliorare ragazzi bisogna un po' investire, c'è poco da fare. Cioè è inutile, col gratuito si va ma non si va avanti più di tanto, il maestro costa, le lezioni costano, è un discorso che abbiamo già tirato fuori 2 settimane fa, ci sono appassionati che intendono investire nel proprio tennis, ci sono appassionati che non intendono investire, quindi poi se siete a un livello lì di stallo dove non riuscite a migliorare, noi subentriamo sia con le iniziative gratuite, ma ovviamente la trasformazione ce l'avete con la piattaforma personalizzata, perché io non posso seguire ognuno di voi personalmente in maniera gratuita, mi ci vorrebbero praticamente 50 ore in un giorno che ne dispone solamente di 24, quindi poi ci sono degli ingressi, dovete decidere e fortunatamente c'è una selezione, quindi riusciamo poi all'interno della piattaforma multimediale Tecno Training, così come nella Tennis Center Game Academy, a selezionare gli appassionati che sono realmente interessati a migliorare, e ci sono dei miglioramenti strabilianti. Stasera nel codice Tiziano, nel webinar che terrò alle ore 21, vedrete tantissime video testimonianze, conoscerete tantissimi appassionati come Davide, come Tonino e come tantissimi altri, come Luca, Omesso Antonio, eccetera, eccetera, che ce l'hanno fatta, non riuscivano magari a migliorare il proprio colpo debole e tramite un metodo, okay, di allenamento, col passare del tempo, abbastanza rapidamente, entro non oltre 21 giorni, si riesce ad automatizzare quel gesto tecnico, però è un percorso, okay? Non c'è la bacchetta magica, non è come nel tennis che ti dico, Daniele, guarda, ti do questa racchetta, giochi subito come Federer, è quello che ti lasciano intendere nei marketing, fanno bene per marketing, ma non è così, poi alla fine devi saper giocare te, ok? Quindi questo è una cosa fondamentale. Comunque ragazzi, io intanto, visto che ho parlato del webinar perché me ne avete dato modo di parlare e vi ringrazio assolutamente, vi metto il link qua, quindi per Daniele, per Roberto, che c'è Roberto, e mi viene Roberto, per Perrone, per Edoardo, per Claudio, per Gianni, per Francesco, per Alessandra, per Andrea, per Antonio, potete chiaramente partecipare al webinar di stasera, perché è un primo passo fondamentale per riuscire a mettere delle solide fondamenta al vostro tennis. E perché faccio il webinar il codice Tiziano proprio stasera? Lo faccio perché è ancora l'inizio dell'anno, quindi siete ancora in tempo per riuscire a definire i vostri obiettivi, il vostro programma tennistico per il 2021, in modo tale che con un programma strutturato vi possiate ritrovare poi alla fine del 2021 con gli obiettivi raggiunti e poter poi riuscire a continuare, diciamo, a mettere su altri obiettivi per il 2022, ok? Quindi questo è quello che facciamo. Allora, innanzitutto ragazzi, a livello tecnico vi volevo dire questa cosa qua: momentum, molto più momentum lineare, ok, e meno momentum in rotazione, quindi con una racchetta del genere le tecniche erano con prese continental, quindi impugnatura chiamata volgarmente a martello, impatto sul fianco, ok? Quindi impatto sul fianco, quando si va a colpire sul fianco significa che il tronco non ruota, ok? Quindi anche come giocava Panatta, Barazzutti, eccetera, eccetera, si faceva entrare la palla al corpo, infatti il gomito molto spesso si alzava e si andava a colpire in questo modo, quindi impatto qua, ok? Per poi portare la racchetta qua davanti. Il finale non c'era, c'era poca decontrazione, il finale veniva lasciato qua su, infatti se vedete Nick Bollettieri, uno degli espedienti che fa tuttora è quello di fare impattare la pallina
e poi far proseguire con la racchetta andando a toccare due racchette dritte sulla prima fase di movimento. Questo è un esercizio ancora utilissimo che si può fare sul dritto, okay? Quindi per esempio vai a colpire, immagina che vai a colpire la palla qua, ok? Impatto, io vado a pinzare la pallina e dopo l'impatto davanti al corpo vado ad attraversare di anche abbondantemente, di solito si attraversa di 10-15 cm verso l'avanti, ma ora Nick fa proprio esagerare questo vertical swing poi che continua però come momentum lineare in direzione verticale, quindi questo swing, questo movimento qua consente di andare a impattare la pallina e di spingere ancora verso l'avanti prima di chiudere a sciarpa dietro. Una volta non c'era la chiusura a sciarpa, quindi si faceva questo movimento qua e si lasciava la racchetta dritta qui, che quindi non c'era questo finale qua, quindi non c'era la decontrazione del movimento, o magari se c'era il movimento il polso era rigido, era bloccato. La stessa cosa sul rovescio, se vi ricordate il rovescio di McEnroe, era un rovescio molto al fianco, innanzitutto a una mano, perché il Beeman è subentrato con Borg, il rovescio a una mano molto al fianco, l'impatto è abbastanza dietro al corpo con movimenti a portare verso l'avanti, ok? Solamente, quindi non c'erano rotazioni del tronco, spazzolate varie, eccetera. E molto spesso si tendeva a giocare in back, ok? E si tendeva a venire al volo. Okay, quindi tutti i movimenti, guarda caso, molto lineari, perché la volée rappresenta momento lineare in direzione orizzontale, sia di dritto che di rovescio, si giocava molto spesso con impugnatura unica, universale, quindi continental, okay? Dritto e rovescio con impugnatura continental o a martello, con tutte le dita vicine, si giocava quindi in questo modo, e senza grandi rotazioni del tronco, rotazioni pelviche. Il servizio è un movimento che è rimasto più o meno simile, ovviamente c'è meno caricamento degli arti inferiori con la racchetta di legno, quindi una trophy pose un pelo più accentuata e meno accentuata, e tendevano a buttarsi subito verso l'avanti per poi andare a colpire. Quindi lo andiamo a vedere su, con la flessione palmare del polso verso il basso, nel senso che il servizio di una volta l'avevamo già detto in questa in una diretta dove abbiamo parlato del servizio, aveva questa flessione palmare. Quindi schiacciava, la racchetta si schiacciava verso il basso. Al contrario invece del servizio odierno, che la racchetta ha una rotazione interna del braccio attorno alla spalla, compie, che la racchetta prima di scendere in basso a sinistra. Invece con la racchetta di legno andiamo qua, ok? Andiamo subito a chiudere giù. Con la racchetta invece normale, la nostra di adesso, in fibra, in grafite, andiamo in rotazione interna del braccio. Johnny 80 dice: capirai, racchette pesanti, decontrazione nulla, sai quante pitcondiliti? Sì, anche se Johnny realmente erano un po' più forti una volta rispetto ad adesso, cioè c'è un bel aforisma che dice: tempi difficili creano uomini forti, ok? Tempi facili creano uomini deboli, quindi è tutto una catena. Una volta è vero che si giocava con racchette più pesanti, in completa contrazione muscolare, ma magari si facevano anche più lavori manuali, anzi level magari, non c'era la digitalizzazione, avere consapevolezza del proprio corpo era una cosa naturale, magari si usciva anche a fare una camminata di 3 ore, no? E adesso invece stiamo sempre lì al computer, lavoriamo, me incluso, quando si va a giocare anche con racchette performanti al 100% si prende sempre qualche acciacco, sempre qualche malanno, perché si è alzata la qualità della vita e si creano persone più deboli, quindi sistema immunitario diventa molto più debole, ok? Quindi noi siamo più esposti a malattie. Invece, quando i nostri nonni o bisnonni avevano fatto la guerra mondiale, la prima o la seconda guerra mondiale, guarda caso, stavano tutti bene, non si infortunavano mai. Mio nonno ancora ha 91 anni e a livello di alimentazione, se io mi dovessi alimentare come lui, sarebbe un macello, ok? Invece lui è abituato, ha fatto la guerra, si è sempre alimentato in quel modo e ancora a lunga vita, quindi le cose sono cambiate, ok? Quindi è vero che la racchetta è differente, però erano uomini secondo me più forti rispetto a quelli che siamo noi oggi, che veniamo da una società molto 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 agiata, molto in comfort, e crea uomini deboli. Quindi adesso secondo me abbiamo bisogno di passare un periodo difficile per ricreare uomini forti, quindi per rafforzarci. Questa è la mia personale interpretazione della vita odierna, diciamo, è anche quello che stiamo passando in questo periodo. Ad ogni modo,
quando abbiamo l'introduzione di questa racchetta, che cosa succede? Da un movimento del genere, quindi movimenti più lineari, ok, con impatti al corpo, eccetera, pochi finali, poca decontrazione, quindi io il dritto era questo, tac, ok, impatto al fianco, porto avanti, ok, impatto al fianco, porto avanti, anche di qua, impatto al fianco, porto avanti, impatto al fianco, porto avanti, sul servizio flessione palmare. Nel invece nostro tennis, impatti davanti, ok? Impatti davanti, ottima distanza laterale, impugnature più girate, chiaramente, e questo nuovo cambio della tecnica ci permette di dare una rotazione maggiore del tronco. Quindi provate a guardare la differenza tra, scusate se entro e esco, ma è l'unico modo per riuscire a farvi vedere il cambio di racchetta, tra questa, quindi impugnatura continental, base dell'indice, sul lato 2 dell'ottagono della racchetta, impatto, se ha l'ottagono, sì, aveva l'ottagono anche qua, addirittura questa è made in Pakistan, ragazzi, non so se si vede, made in Pakistan, incredibile, impatto al fianco e movimento rigido a portare avanti, polso bloccato, ecco perché tutti dicono, i vecchi maestri, bisogna lasciare il polso bloccato, il polso bloccato, il polso bloccato, ma adesso non è più così, quindi le anche non ruotano, ok? Invece con la racchetta nuova, ok? Questa di adesso, abbiamo semi-western, quindi nuovi grip, preparazioni più circolari, più linearità, circolarità del movimento, più momentum lineare, ma misto anche a momentum angolare. Quindi la rotazione del tronco ha una propria predominante. Dobbiamo riuscire a impattare a ottima distanza laterale, non al fianco. Quindi anziché fare questo, con le anche bloccate, l'anca posteriore passa davanti. Okay? E questo discorso permette di chiudere il movimento sopra la spalla opposta, avendo una buona decontrazione palmare, quindi la mano è completamente sciolta e libera. Questa tecnica consente chiaramente di dare molta rotazione alla palla. Sul rovescio a una mano la stessa cosa, perché comunque c'è un racket drop più performante, la testa della racchetta scende sotto alla palla e una volta che si va a impattare con l'impatto bene davanti al corpo, guardate la differenza di impatto tra questo impatto qua e un impatto del genere con impugnatura magari continental, ok? Presa al fianco, quindi io impatto la palla al fianco oppure impatto la palla bene qua davanti. Quindi guadagniamo proprio centimetri di distanza nel punto, sul punto dell'impatto, da qui a qui. Chiaramente da qua davanti sono più libero di far volare la punta della racchetta come se lanciassi un frisbee, mentre da qua con impugnatura continental non vado da nessuna parte, faccio questo, quindi impatto e porto avanti. Quindi c'è molta più contrazione, ok? Nel rovescio Biman invece, già con un cambio tecnico, anche con racchetta di legno, era un rovescio un pochino più sciolto, perché comunque la mano sinistra è obbligata, se io gioco un Biman con la racchetta di legno, la mano sinistra è obbligata a ruotare, ok? Il corpo, quindi differente il lavoro fatto da un rovescio a una mano o da un rovescio a due mani, perché nel rovescio a due mani qui interveniva già un po' più di rotazione del tronco, però diciamo non c'era era un finale abbastanza bloccato, quasi ad azione unita, non c'era diciamo il finale di adesso, dove nel bimane uno dei segreti fondamentali del bimane, non so se avete rovescio bimane, è quello di continuare bene dietro come se fosse uno swing del golf. Quindi dobbiamo arrivare quasi a toccare la spalla opposta, quindi il finale continua e non si blocca qua, ma continua, ok? Se voi andate a vedere tantissimi video frame e rallentate il finale, sembra praticamente che la palla, che il movimento non finisca mai. Questo vuol dire grande rotazione del tronco attorno all'asse longitudinale. Allora, Sergio dice, so che è fuori tema, va bene, già che lo sai è importante, la consapevolezza chiaramente è fondamentale, ma ci provo lo stesso, accuso una fitta lombare a sinistra sugli scatti, lombare, ok, specialmente sul recupero delle palle corte, potrebbe essere un problema muscolare o altro? Sì, secondo me sì, Sergio, io ho la stessa cosa, però non sul lombare, cioè, allora, non sono medico, neanche fisioterapista, però diciamo, capitano dei dolorini.
soprattutto col passare dell'età, a me è venuta fuori una contrazione a livello muscolare, però devi vedere che, cioè, se è proprio sulla colonna vertebrale, allora vuol dire che non è muscolare, ma se è sui paravertebrali o a sinistra o a destra, no? È muscolare, io lo sento, io ho una cosa muscolare, potrebbe essere problema muscolare, sì, penso di sì. Cioè, diciamo che le sezioni di intervento sono contrattura, senti il muscolo un po' duro, un po' rigido, no? E di questa cosa ne parlo perché comunque sia, è fuori tema, ma è una cosa, dai, che per la salute, se posso dare un mio consiglio, un mio personalissimo consiglio, non so, rimango sempre maestro di tennis. Contrattura, stiramento, strappo muscolare, primo, secondo, terzo livello. Con versamento o senza versamento, a seconda del grado, no? Il muscolo porta proprio a esserci una lacerazione. Io, per esempio, il mese scorso non riuscivo nemmeno a fare così, che vedevo le stelle, perché il muscolo si era lacerato. Adesso, dopo un mese, sto un po' meglio, però si sente se è un dolore muscolare o se è un dolore osseo. Se è un dolore muscolare ti tira, senti proprio come se ti sta strappando la pelle dal corpo, capito? Quello è un dolore muscolare perché il muscolo si lacera. Se è un dolore osseo o comunque sia di ernia o di protusione, lo scopriresti subito, no? Sull'L4, sull'L5, perché o ti blocchi o senti rigidità a quel livello, no? Però non senti contrattura, non senti duro o la parte muscolare, senti proprio rigidità anche a livello di articolazione, nei movimenti, no? Sono due tipi di dolori differenti, però se senti un po' strappare o un po' tirare o un po' duro a livello, a quello è muscolo, ok? Quindi poi ovviamente se ti fai un'ecografia o qualcosa di specifico, sai sicuramente che cos'hai, perché se ti continua ti consiglio di farla. Allora, Daniele dice, secondo te per il dritto è meglio fare il giro col braccio dall'alto verso il basso oppure semplicemente andare dietro con la racchetta? Allora, ne abbiamo parlato, Daniele, di dritto, e per quanto riguarda il dritto ti consiglio di andarti a vedere la diretta che ho fatto un mese fa, penso. Abbiamo parlato di tutti i finali possibili, immaginabili sul dritto, sopra la spalla, sulla spalla, sotto la spalla, il perché fare uno e il perché fare un altro. Quindi ti consiglio di andare a vedere la diretta, sono tutte sul canale, non le ho cancellate ancora, quindi fate ancora in tempo ad andarle a vedere, puoi vedere quel video. Maurizio, ciao Tiziano, fai anche lezioni private, giusto? Se sì, dove? Grazie mille, mandami nel caso un messaggio privato con tutti i dettagli, grazie. Allora Maurizio, il discorso lezioni private, attualmente purtroppo siamo fermi perché non possiamo fare anche calendario eventi dal vivo e tutto, ancora non siamo usciti perché gli hotel non ci danno la conferma, è un periodo un po' così, e quindi stiamo lavorando principalmente online. Il discorso lezioni private, le faccio sì o no? In realtà no, in realtà non le faccio solamente per appassionati che arrivano alla fine di un determinato percorso, ok? Di un percorso formativo che inizia online. Quindi io è da 5 anni che non alleno nei circoli. Io ho il mio circolo tennis di riferimento, ho dei campi privati, ma la gestisco a livello di freelance. Vuol dire che comunque sia la maggior parte degli appassionati che mi conoscono e che sono all'interno dei miei percorsi formativi, quando terminano un percorso di solito vengono a fare delle coaching o delle masterclass con me. La masterclass è un percorso privato fatto con me individuale, all'interno del quale poggiamo proprio, facciamo uno screening completo su misura dell'appassionato e andiamo a lavorare in maniera specifica e settoriale in base ovviamente a quello che è il nostro metodo. Però prima di avvicinarsi a questo c'è una, tra virgolette, selezione fatta di percorsi multimediali prima, perché le competenze sono fondamentali. E abbiamo studiato che tutti gli appassionati che arrivano già preparati alla nostra masterclass hanno dei miglioramenti sicuri al 100%, perché sanno già, parliamo già la stessa lingua, sanno già quali sono i nostri capisaldi del metodo e io so cosa vado ad allenare. Al contrario, invece, una lezione vista così direttamente, per quanto possa essere di valore, ma non riuscirà mai a essere trasformativa per il tuo tennis, ok? Quindi per riuscire ad avvicinarsi a un percorso privato di coaching one to one o di masterclass è assolutamente necessario passare prima da degli step, quindi avere un percorso stabilito nella mente, fatto di Tecno Training, fatto di Tennis Winner Game Academy e poi di eventuale selezione alla candidatura della Masterclass, ok? Chi è già all'interno della Masterclass sono già gli appassionati che
hanno fatto tutti i percorsi che ti ho appena elencato a livello multimediale. Chiaramente adesso la situazione è questa, ci si può spostare, quindi il discorso offline è un po' bloccato, però si può andare avanti assolutamente online, per chi mi conosce adesso, entrando all'interno di questi percorsi formativi, quindi Tecno Training e Tennis Winner Game Academy. Ah, proprio dove indico io? E allora, Sergio, è lo stesso dolore che abbiamo, anche io ho lo stesso dolore, è muscolare, 100%, dolore muscolare, stessa cosa. Ieri mi sono allenato e lo continuo ancora a sentire, è un mesetto che ce l'ho, sto provando a farci di tutto, ma ancora non mi lascia. Non sono medico neanche io, ok? Ciao, grande master, grandissimo master, eccoci qua in collegamento col master, ragazzi. Massimo D'Adamo, se avete visto le nostre interviste, di qualche mese fa anche su Twitch con il master, giovedì prossimo probabilmente, adesso ci dovremo sentire alla fine della settimana, metteremo su un'altra rubrica con il master Massimo D'Adamo, all'interno della quale parleremo delle evoluzioni del tennis moderno. Infatti, master, dove è andata? Mi sono appropinquato di questa racchetta di legno appunto perché dobbiamo fare la nostra rubrica dell'evoluzione del tennis moderno. E quindi ho detto, perché oggi non faccio l'evoluzione del tennis moderno con racchetta di legno e con racchetta nostra standard? Poi chiaramente stavo dando delle delucidazioni a specifiche, però insomma, se siete interessati, con il master Massimo D'Adamo, la prossima settimana, giovedì prossimo, saremo assolutamente in diretta, sera, penso possiamo di farla verso le 21 di sera, con una nostra rubrica con la tecnica, l'evoluzione della tecnica anche per appassionati, tra il prima e il dopo. Ciao Antonello, un abbraccione, ben ritrovato. Quindi ragazzi, arrivati a questo punto, io penso anche di essermi abbastanza scaldato a livello di corde vocali. Ah no, stavo finendo di dirvi la differenza sul servizio. Chiaramente sul servizio, poi il master è molto più esperto di me perché in quell'epoca l'ha anche passata, io invece purtroppo non l'ho vissuta, quindi vedo solamente dei video, ok? Però tanti giocatori servivano con la testa tra le braccia, quindi servo con la testa tra le braccia e anche magari con impugnatura continental, però in questo modo, cioè mantengo la testa tra le braccia, anche qua momentum lineare, ok? Sono completamente dritto, non c'è una grande rotazione del tronco, vado direttamente a impattare la palla dritto per dritto, ok? Quindi questo discorso della rotazione attorno al piano longitudinale, rotazione del tronco, torsione, rotazione, è intervenuta dopo, successivamente, così come la rotazione interna del braccio. Quindi riuscire a fare questo e avere la testa fuori dalle braccia, come dicevamo all'inizio, è differente che servire e fare questo, quindi partire già frontali, testa tra le braccia e colpire. Quindi una volta si serviva in questo modo, pan, invece adesso si inizia a servire in questo modo, quindi quando vado a colpire, racket drop, impatto, vado. Ok, quindi questa rotazione del tronco, rotazione e torsione del tronco è fondamentale per aggiungere momentum angolare, quindi questa azione twist unita all'azione shoulder over shoulder, quindi hip over hip, quindi spalla sopra spalla e anche a sopra spalla, e azione somersault, quindi col sinistro che si entra anziché col destro in rotazione. Insomma, nel servizio con racchetta di legno ci sono stati dei cambiamenti, anzi potremmo fare una diretta col master, adesso mi sta venendo in mente, dedicata al servizio, ai cambiamenti tecnici della tecnica del servizio tra questa racchetta e questa racchetta, perché io penso che già parlandone così a livello di servizio ci siano stati dei cambiamenti fondamentali. Che dire ragazzi, vi è piaciuta questa diretta? Potete scriverlo nei commenti qua sotto, il link del webinar, ragazzi oramai mancano pochissime ore, io di scaldarmi mi sono scaldato, tenniswinnergame.academy/il codice Tiziano, mi raccomando, stasera svelerò il primo e unico metodo di allenamento esistente in Italia specifico per appassionati, basato e fondato su studi di allenamento settoriale e mielinici, all'interno del quale potrai migliorare rapidamente il tuo tennis, la tecnica dei tuoi colpi e battere il tuo rivale storico del circolo tennis. Se parteciperai all'interno del webinar avrai a disposizione una sorpresa davvero fantastica e un'altra sorpresa completamente gratuita, quindi il gratis sul gratis, all'interno della quale potremmo
Dopo lo vedremo in webinar, non vi voglio svelare nulla, anche perché se non ci siete è inutile che io ve lo dica. Quindi in webinar parlerò di questa sorpresa che in poche parole vi voglio consegnare, vi voglio regalare anche in questo periodo un po' di difficoltà. Quindi io penso che sia un webinar davvero davvero importante per mettere le basi al vostro tennis e per poter proseguire con i vostri obiettivi tennistici, perché finalmente potrete avere un faro, una guida, ok? E l'obiettivo mio, visto che so che qua ancora ci sono appassionati che magari mi conoscono da tanto o alcuni che mi conoscono da poco, è quello di evitare il discorso voglio migliorare, non riesco a migliorare, dritto, rovescio, servizio. Cioè è giusto dire questo, ma anche è giusto entrare nello specifico di che cosa si vuole migliorare nel dritto, di che cosa si vuole migliorare nel rovescio, eccetera, eccetera. E questo è il mio lavoro e il lavoro di tutto il nostro team. Quindi dare un metodo, dare una guida da seguire anche in caso di difficoltà. Cioè avere un metodo significa che anche se è una giornata storta io ho una cosa alla quale appigliarmi, appendermi per riuscire a proseguire per i miei obiettivi tennistici. Quindi iscrivetevi al webinar, ragazzi. Grazie mille a te Sergio, ciao Nancy, un abbraccione. Perché le prese vengono chiamate Continental Eastern e Western? Boh, non lo so Francesco, mi aggiornerò anche io su questa cosa, sinceramente non ne ho idea perché si chiamano in questo modo. E se c'è qualcuno che lo sa, lo può scrivere nei messaggi. Maurizio ci dice, quando sei presidente del trofeo preferisci che la fascia della racchetta colpisce la palla, guardi te o le recinzioni laterale? Va bene entrambi i modi, è una differenza tra tecnica e è una differenza tecnica, non è una differenza biomeccanica, ok? Poi spiegheremo anche questo nel dettaglio stasera all'interno del webinar, ok? È uguale, non cambia niente, l'importante è non cambiare l'impostazione del grip. Cioè, se io per guardare questo è sbagliato, questo è giusto, questo è sbagliato perché cambio grip, ok? Se mantengo la Continental, scattare il polso o verso dentro o verso laterale è la stessa cosa, è il polso che gira ma non è il grip, ok? Ragazzi, anche oggi 46 minuti, 19 secondi di diretta, io vi ringrazio per la partecipazione e vi rimando al webinar tennisgame.academy/codicetiziano. Chi ci sarà stasera ci vedremo in diretta, chi non ci sarà stasera ci vedremo la prossima settimana, perché io dopo il webinar di stasera, come ho fatto 2 settimane fa, prenderò 2 giorni di meritato riposo, me lo dico da solo. Quindi io vi ringrazio ragazzi, iscrivetevi al webinar, è ancora, mi pare che ci siano, mancano 4-5 ore allo scadere del webinar stesso. E un'altra cosa che vi volevo dire, siamo già in 270 pre-iscritti e potranno esserci solamente 100 appassionati in sala, quindi se vi iscrivete ricordatevi poi di collegarvi abbondantemente in anticipo in sala, perché io la sala la aprirò 10, 15, 20 minuti prima, quindi accedete 20 minuti prima così inizieremo alle 21 in punto e così riusciremo poi anche a come dire, iniziare in orario e riuscirete anche a non rimanere fuori dalla sala, perché ci sarà sicuramente overbooking, 100 appassionati in sala e se arrivate anche al 101esimo, se nessuno vi lascia il posto, poi rischiate di rimanere sbattuti fuori da questo evento all'interno del quale non ho mai detto nulla di quello che vi andrò a proporre questa sera, in più con una sorpresa per i 20 partecipanti più coriacei che rimarranno fino alla fine del webinar. Quindi una sorpresa già il webinar, una sorpresa nella sorpresa, chi vedrà il webinar fino alla fine, ok, avrà questa sorpresa che ho riservato esclusivamente per gli appassionati solo più motivati. Io ragazzi vi auguro tutto il meglio, un buon proseguimento di giornata, ci vediamo stasera nel webinar Il Codice Tiziano, ore 21 in punto, sempre qui, sempre su Tennis Winner Game, un abbraccione e come sempre, play tennis with passion. Ciao da Tiziano.